Ciao amiche e ciao amici, come contattare una persona dopo tanti anni di silenzio? Questo video per rispondere a Marina che mi segue su YouTube. Ora, quando sono passati gli anni, sei perso completamente i contatti con una persona con la quale magari hai avuto una storia o che ti è sempre piaciuta, se hai perso completamente i contatti, non sai che situazione sta vivendo questa persona. Potrebbe essere impegnata, potrebbe essere fidanzata, sposata, va a sapere. Quindi diciamo che devi provare un attimino cosa fare. Intanto devi recuperare per prima cosa i contatti. Oggi con Facebook diventa più semplice, quindi se c'è diciamo se hai la possibilità di contattarlo su Facebook è un ottimo sistema. Intanto devi cercare di capire, prima di chiedere l'amicizia, di guardare il profilo per cercare di capire il più possibile, di quello che, diciamo, passa nella sua testa, di quello che sta facendo, di quella che è la sua vita, prima di mandare la richiesta di amicizia, perché comunque, se in questi anni, se diciamo la vostra relazione si era sviluppata senza rabbia, rancore e risentimenti, se tu non sei stata troppo ossessiva, possessiva, allora puoi tranquillamente mandare una richiesta di amicizia scrivendo qualche cosa in generale, diciamo, per capire un attimino come questa persona ti risponde. Se invece c'è stato astio, se c'è stato qualcosa, puoi contattarla lo stesso mettendo magari qualche frase del tipo: casualmente ho visto il tuo profilo, se ti va, era solo per un saluto, per richiederti l'amicizia, fai come credi, insomma, una qualcosa di molto leggero, insomma, senza manifestare. L'importante è che non manifesti il tuo bisogno di rivedere o risentire questa persona. Intanto, se ti sei riuscita a capire che situazione stai vivendo, è molto meglio, perché poi potrai calibrare la tua comunicazione sulla base di quello che diciamo dice lui. Se ad esempio, tieni presente che la prima cosa di cui parla una persona è ciò che in qualche modo costituisce per lui un problema. Quindi se tra le tante cose parla ad esempio di una fidanzata, di una moglie, è perché questa fidanzata, questa moglie in qualche modo per lui rappresenta un problema, altrimenti non ne parlerebbe. E quindi se parla del lavoro uguale. E quindi hai subito uno strumento per capire poi dove andare a, diciamo, produrre emozioni fondamentalmente. Se non hai il contatto Facebook, lui non ha Facebook e non hai modo di contattarlo facilmente, certo. Devi in qualche modo recuperare un minimo, un contatto, altrimenti ovviamente non è possibile. L'ideale sarebbe anche, se riesci a farlo, un incontro casuale in un locale o una situazione di questo genere. Sarebbe buono perché il caso. In questo caso che diventa un aiuto, cioè lui può pensare che qualche evento particolare vi ha portato in qualche modo a rincontrarvi. Sarebbe positivo se questo è possibile. Se non è possibile, segui la strada appunto che ti ho detto e vedi subito la risposta, insomma. Se vedi che c'è ancora un rifiuto, beh, allora ti conviene comunque rivolgerti altrove perché diventa poi tempo veramente perso. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi avrai la possibilità di fare una domanda come Marina e ricevere un video di risposta in più. Se il video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!